tutti, nuovo video blog. Allora, mi trovate, non so se dire nel parco giochi, ma neanche, non so come chiamarlo, faccio una breve panoramica senza farvi venire troppo giro. E niente, dove siete qua e nulla. Allora, vi ho promesso che mi portavo con me, oddio come sono lerce di sudore, ma vabbè. E niente, vi porto un po' con me e andiamo direttamente, come dire, in giro un po' per la mia bella città, anzi paese, perché non è una città. Allora, vediamo un po' se mi fanno passare. Ok, forse. Questo bastone stretto non è il massimo, non so come devo un po' tenere, perché questo bastone stretto non è il massimo, però ci accontentiamo, su via. Allora, vi porto un po' con me. Non è che siamo andati a dove, però faccio un po' vedere il mio paese, anche da dietro le mie spalle, però almeno mi ha detto qualcosa. Infatti qua stiamo attraversando, come potete vedere, e nulla, ora ritorno indietro perché è meglio così. Non vado in periferia, no, in periferia non ci vado perché manco mi piace. Volevo andarci, ma alla fine ho cambiato idea e visto, adesso siamo già al porticciolo e niente, queste cose qua fanno cadere, vabbè. Dunque, sperando che la telecamera non faccia scherzi, non si spenga l'istante, però anche la batteria non è che tiene tanto. La batteria, aspettate che mi devo spostare, faccio prima a dirlo che a farlo che a dirlo, scusate. Allora niente, oggi non riesco a parlare perché per me è di nuovo la prima volta che sto vlogando, perché di solito lo vlog in camera senza una logica di quello che devo dire, però vabbè, niente. E quindi che devo dirvi? Sto portandovi con me a farvi una bella passeggiata, un vlog così, una giornata con me, come se fosse un daily, un my daily vlog with me. E niente, adesso vedete dove sono, sono al porticciolo, lo so già, ve l'ho accennato 34 miliardi di volte, vabbè, e nulla. Quindi adesso ci dirigiamo verso il porto, questo è il porticciolo, e poi si rientra a casa. Mi è venuto a me adesso l'idea di fare questo video perché poi ho detto o lo faccio adesso o non lo faccio più, e lo sto facendo adesso, sto video vlog. Vedete che bella gente c'è qua, ecco qua, e niente. Quindi che dire, mi sto portando con me e non lo so, poi vediamo un po'. Mi ha fatto tante cani a bagno, come se non ci fossero mai, già, e nulla. Che vi racconto, allora sta già cominciando a fare un bel po' di caldo, ho sentito a voi in continente che le giornate non sono il massimo, ma vabbè, dettagli. E mentre qua sta già cominciando a fare un bel po' di caldo, già abbastanza direi, perché mi sto spogliando, non so se si nota, ma vedete, a parte c'è il vetro rotto, però vabbè, niente. E nulla, mi devo un po', aspettate, mi devo un po' abbassare perché qua ci sono i bambini e YouTube non può far vedere i bambini, perché i bambini non vanno bene su YouTube finché non sono, vabbè, meglio sto zitta perché sono minorenni, i minorenni non possono stare su YouTube, ma vabbè, vedo di peggio, e niente. Quindi
quindi ho qui il mio auricolare perché sennò si sente un bordello allucinante. Vabbè, oggi, caso strano, non fa vento, non c'è vento, si sta benone, ma gli altri giorni, per carità di Dio, no comment. Adesso a principio sto pensando di, non so se passare di là o di qua, vabbè, deciderò dopo, forse passo subito di là andando dritta, si vedrà. Niente, oh là là, sono già 5 minuti di video che registro, vabbè, niente. Allora, adesso mi sto tenendo perché sennò ho paura che mi cadiate dalle mani, già io ho le mani con una ricotta, quindi no comment. Niente. Allora, dunque. Allora, adesso sto passando per un bar, di fronte a un bar, e non mi ricordo neanche come cacchio si chiama, e niente. Dunque, eccolo qua, qua c'è il rumore assurdo, ma vabbè. Spero che voi non lo sentiate perché è veramente fastidioso, però vabbè. E niente. Allora, ok, qua devo guardare delle macchine che è meglio. Ciao Ramo, ciao zio. E nulla. Tu, non voglio prendere la gente. Grazie. Ok. Oggi questo video è improvvisato, ragazzi, come dite voi è sempre improvvisato, però ci tengo a farvi vedere un po' come sono le mie giornate, vai e vieni per calao e niente, quindi oddio, questo non è come l'iPhone, però ci posso fare, ho un iPhone ma non è come quello che ho aggiornato, come quello che si è aggiornato. Mamma mia, scusate il fiatone, ma è come si può dire, come se, aspettate, è possibile avere, non avere il fiatone, volevo dire, niente, oia, mamma mia, allucinante, ora sono verso, non lo so, verso via nazionale, perché almeno così faccio vedere un po' di robe, però vabbè. Senza la voce, ma sono io la sola, ragazzi. Potete anche rimontare male. Ma guarda che io ho fatto così. Allora, niente. Non faccio vedere il di dietro del telecamera perché voglio evitare di prendere la gente. E niente. Non lo so. Allora. Perché cambio braccio perché già mi sto stancando, nulla, no, vabbè. Qua c'è un bel po' di traffico già, voi non lo vedete ma c'è traffico, ecco qua vedete c'è traffico, no, non si capisce una mazza, sì c'è traffico, vedete ragazzi, sì, e nulla. Intanto mi guardo la mia sistema, sono le scarpe. Allora, non so, io mi sa che passo di qua. Allora, grazie. Dunque, nel frattempo ho anche attraversato, come avete visto, e là c'è una gelateria. Qui invece c'era un vecchio negozio di articoli per la scuola, ma anche per la musica, articoli musicali, e no, ma da anni che è chiuso questo ciuffo, non lo posso vedere, aspettate un attimo, ok, e niente, quindi che dirvi, io non lo so, mi vedete un po' scura perché l'ho oscurata, perché questo, oddio, quello è un colpo, la bilancia della farmacia, della parafarmacia, quello è un colpo, vabbè, niente, quindi qua c'è una gioielleria, vedete, c'è
gioielleria. E qua, come vi dicevo, c'è la cosiddetta Piazza delle Palme, vedete? Già, Piazza delle Palme. Quindi state con gli spettacoli, da questa parte qui si vede. No, cosa sto facendo vedere? Una mazza, qua. Qua c'è... dove... no, non so se sto facendo vedere bene o meno. Aspetta che vi tengo così, ok? Vedete di là? Sì, proprio in quel palco lì fanno gli spettacoli. Nulla. E qua c'è una pasticceria. Qua c'è una biblioteca, no, non biblioteca, come dire, una... vabbè, avete capito, una cartoleria. Non so proprio come spiegarmi, cioè io non sono mai professionale a spiegare, capirai. E vabbè, qui c'è un altro negozio, quella dietro davanti a me c'è un bar, anzi più di un bar. E adesso siamo arrivati di fronte a Piazza di Chiesa. Davanti a me c'è la Piazza di Chiesa, che adesso è chiusa perché la stanno restaurando, vedete? E ci sono due foglietti lì alla quarta parte del portone della chiesa, perché la stanno restaurando. Almeno penso, ma molto così, poi non lo so. Ciao, buongiorno. E niente, lì dietro a me c'era un bar, anzi c'è un bar, così dico a me. Vabbè, le mie ispirazioni sono proprio molto, ma no comment, portate. Ciao. Allora, qui un'altra via, lo stesso, dove passo sempre, che si chiama via Don Occhioni, ok. Poi di qua c'è un'altra gioielleria con due indumenti, non so come, vabbè, la mia spiegazione va sempre meglio, guardate, no comment. Ai 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 ai, che spiega, che bravo a spiegare il suono, vero ragazzi? Ai già. Allora, sono già 12 minuti di video che registro, quindi tra poco io stacco il video perché non mi vorrei troppo annoiare, però a me piace chiacchierare, 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 sapete che sono fatta così io. E poi di fronte a me, come potete vedere, c'è una pizzeria, si chiama Mattezza la Pizza, ok. Qua c'è un altro negozio, di là c'è un altro, ancora che adesso... prima vi erano yogurtiere, adesso non so cosa, caspita, sì, però vabbè. Qua c'è la fioraia e nulla, vedete? Questa è tutta la via nazionale. Qua c'è un'altra gioielleria, poi nulla. Aspetta un secondo, allora vediamo un po', dobbiamo attraversare qua se mi riesce. Sempre siamo qui, grazie. Ok, qui c'è un altro negozio, per esempio, di fronte a me. Non vi faccio vedere perché non so neanche se si può immortalare, però vabbè, già mi credete sulla parola. E poi di fronte invece c'è un negozio di alimentari, di là invece a fianco al negozio di alimentari vi era il vecchio negozio di mia nonna, che purtroppo non c'è più, la pazienza. Le cose belle durano poco, ragazzi, sappiatelo. Allora no, devo attraversare di là perché lì c'è un cantiere, vabbè. Qui adesso c'è una macelleria al posto mio. Vabbè, niente. Allora, vi dicevo, qua c'è una macelleria a pochi passi da qua, dove stavo camminando io. Nulla, qua c'è un negozio di abbigliamento, si chiama Giano Serce. E nulla. Qua si passa per andare alle scuole elementari e così via, anche per andare alle coste. Allora, fammi tocca di attraversare di là, perché se no, come vedete c'è un cantiere, vedete che c'è un cantiere da questa parte, già. E nulla. Comunque, i miei video non sono il massimo, però cerco di farli come posso, ragazze. Non è che io pretendo chissà che cosa, per avere delle telecamere con la HD 4K, non me ne può perdere meno. L'importante è che faccio dei video come piacciono a me, però se alzo la telecamera è meglio, altrimenti non mi si vede niente. Anzi, non vedete neanche a me, tanto è proprio nulla.
E questo qua cosa si è messo qua a fare? Vabbè, non so niente. Fare della roulotte, cos'è lei? Si è messo qui, vabbè. Non voglio dire altro, ma... Dunque... Adesso se da questa parte riesco a attraversare. Grazie. E niente. Ciao! Ciao! E nulla, qua mi tocca abbassare. Perché se no... perché sono stanchissima, però ci vediamo in un altro videoblog a parte. Pardon per il fiatone, ma questo è questo, ci teniamo, ok? Dunque, allora, questo qua è via Nuoro, dove si va per andare a casa mia, però non faccio vedere dove sto perché non mi sembra bello. Mi sembra anche un po' pericoloso, quindi meglio di no. Però niente, per tempo che io torno a casa vi faccio vedere un po' di anzi vi racconto un po' di cose, che praticamente avete visto un sacco di cose, cioè un sacco di negozi, novità eccetera sul mio canale. Cioè il video vlog che vi ho fatto oggi era solamente, perché non ho la telecamera, non lo so, boh, vabbè, dove vi dico, vi faccio vedere i negozi, bar, ristoranti eccetera, e anche la piazza dove fanno gli spettacoli l'estate. Adesso non so se ne faranno ancora, però io ci spero, perché così almeno riesco anche io a farmi un po' di movimento alle gambe, nel senso a ballare, che non pensiate male. Poi devo spostare perché c'è una macchina. Niente. Allora, quanto siamo arrivati? Minuti? 16 minuti o qualcosa? Sì, va benissimo, dai. E niente. Quindi eccomi qua. Sono quasi arrivata a casa mia. Tra poco chiudo il video. E noi ci si becca al prossimo video. Ah, non mi ho dimenticato, come al solito, di dirvi se vi va, vi mettete un bel pollicione in su, un commento, se va iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdere i prossimi video miei, aggiornamento. E niente, non vi resta altro che seguirmi su Instagram, Facebook, Twitter e TikTok. Ok, ciao, a presto, un bacio. E che dire, ciao ragazzi, a presto, un bacione e hasta luego, ciao.